In collegamento con Raffaella Sensoli, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Raffaella Buongiorno, e grazie. grazie a voi. Allora, io effettivamente ci abbiamo provato un po' di volte a inseguire qualcuno del Movimento 5 Stelle, non siamo stati fortunati, cioè invece stamattina ce la facciamo, Siamo visto ancora che in ancora tempo. tanta politica fa parte del nostro programma. Raffaella, così non è più a caldo, ma con un paio di notti per riflettere, come si vede l'esito di questa tornata elettorale, sia per quello che riguarda l'Europa e chiaramente, quindi anche un prospetto più nazionale che quello locale? Sì, certo. Innanzitutto chiedo scusa per ieri, ho visto le chiamate, ma non ho fatto in tempo a rispondere a tutti, Non si preoccupi purtroppo. assolutamente. La valutazione è molto semplice, poi in realtà le cause possono essere magari oggetto di approfondimento successivo e già lo stiamo facendo. In realtà una riflessione interna era già partita nei mesi scorsi. Chiaramente il segnale è stato forte. Come ha detto ieri Luigi Di Maio, è inutile parlare in politichese o fare come si faceva la politica old style, dove nessuno mai perdeva. Per noi è andata male, è inutile negarlo. Poi la differenza tra il livello europeo e il livello locale sta non tanto nel nostro risultato, che è comunque stato negativo, ma su chi in realtà ha poi vinto queste elezioni, cioè a livello europeo la Lega, che ha avuto un enorme successo, e invece a livello locale si sono riconfermate molte amministrazioni a guida PD o comunque di centro-sinistra. Quindi chiaramente la riflessione da fare è a entrambi i livelli, a livello diciamo un po' più allargato su quello che può essere, su quelle che possono essere le dinamiche a livello nazionale, e poi invece sul lavoro che va fatto sui territori. E a proposito di territori, insomma, credo che poi anche l'opera che può essere fatta a livello nazionale comunque debba partire da un maggior coordinamento con i territori, si debbano di nuovo valorizzare i territori. Non ne faccio una colpa a nessuno, tutti abbiamo una quota di responsabilità. Chiaramente, da quando ci siamo trovati ad avere larghi consensi a livello nazionale e essendoci trovati al governo di un paese, forse un po' i territori in questi anni ne hanno subito le conseguenze in negativo. Va ritrovato lo spirito iniziale, che era quello della base. Noi siamo partiti come democrazia dal basso, come lavoro sui territori, come addirittura liste civiche, quando proprio il movimento non esisteva. Secondo me, da quell'attivismo e da quel civismo dobbiamo ripartire. Anche perché qualche sintomo che le cose a livello locale potessero presentare dei problemi per il movimento c'erano quando alcune liste non sono riuscite a formarsi in località, ricordiamo Sant'Arcangelo, ma anche San Giovanni San Marignano, dove Giovanni, sì. il Movimento 5 Stelle invece 5 anni fa aveva preso una buona fetta di consensi. Sì, c'è anche qui da fare un paio di specifiche, mi spiego meglio. In realtà la difficoltà nel trovare persone disposte a mettersi sotto un determinato simbolo ce l'hanno quasi tutte le forze politiche. So per certo che anche per le altre forze politiche non è stato poi così facile riuscire a compilare le liste. Il fatto che poi noi non possiamo unirci a nessuno, nemmeno come con altre liste civiche, sicuramente ci ha penalizzati, quindi il reperimento di persone al nostro interno, unito anche ad alcune regole nostre che riguardano ad esempio i due mandati piuttosto che altri parametri, probabilmente ci ha penalizzati un po' di più. Di sicuro, questo è certo, in questi anni non siamo riusciti ad attrarre nuove forze, nuove persone disposte a mettersi in gioco per i territori. È per questo che, ripeto, dobbiamo partire dai territori e fare un ragionamento. Lo stiamo già facendo, è già stata fatta, ma questo prima delle elezioni, una riunione a livello regionale proprio per mettere sul piatto alcuni argomenti e iniziare una riflessione per una riorganizzazione interna, dialogo che proseguirà nei prossimi mesi, quindi ovviamente non vi so dire che cosa È ne scaturirà, ci evidente. riaggiorneremo. Esatto, è chiaro che adesso si incassa, come dire, un po' si esce con le ossa rotte perché ci sta anche un po' di amarezza rispetto al lavoro che probabilmente ciascuno anche del gruppo ha fatto. Ci si guarda in faccia, si analizzano anche le motivazioni da una parte, sicuramente a livello nazionale,
insomma, non dobbiamo dirlo noi, l'hanno detto degli analisti molto più competenti, il popolo italiano, almeno insomma nelle macro aree, ha scelto probabilmente chi all'interno di questo governo giallo-verde oggi gli sembra più forte, quindi d'altra parte invece a livello locale, appunto come diceva lei all'inizio, c'è questo Partito Democratico che almeno nel nostro territorio romagnolo tiene. Le riflessioni, insomma, poi le lasciamo un secondo momento, probabilmente anche il ripartire, come diceva lei, forse questa partenza del Movimento 5 Stelle tra la gente, con i banchetti, ascoltando, è forse quell'anima che vi ha sempre caratterizzato. È chiaro che poi quando si va verso anche un amministrare bisogna mantenere e forse ritornare a questa origine. Sì, assolutamente, è ovvio che noi siamo cresciuti tanto ed in fretta, quindi questo probabilmente è una delle cause che poi ci ha fatto perdere dei pezzi, nel senso che è difficile ed è umano anche sbagliare, e soprattutto l'importante è ammettere gli errori che si fanno, quindi la riflessione, insomma, che faccio io da parte mia è questa qui. Ripeto, non si punta il dito contro nessuno. Io ho sentito parlare di dimissioni di Di Maio, piuttosto che altro, queste cose non sono messe assolutamente in discussione, e oltretutto in Italia c'è questa pessima abitudine che altrove non si trova, per cui quando c'è un risultato elettorale non aderente a quelle che sono state le ultime politiche, poi si mette sempre in discussione tutto quanto. Il governo c'è, è stabile, continua a lavorare. Certo, c'è il rammarico e l'amarezza magari del non essere riusciti a comunicare in maniera giusta quello che sta facendo la parte del Movimento 5 Stelle all'interno del governo. Questo sì, anche su quello che è il messaggio che si porta ai cittadini, come lo si porta e soprattutto come viene recepito, andrà in qualche modo analizzato e cercheremo di far capire meglio quelle che sono le azioni che ad oggi sono state portate avanti dal Movimento 5 Stelle. Per il resto concordo, in questo momento si incassa, facciamo un po' come Rocky Balboa, che era un ottimo incassatore, alla fine era l'esempio, esatto, no? Un esempio calzante. Bisogna guardare il film fino alla fine per vedere come va. Raffaella, solo l'ultima cosa, visto che lei poi ha seguito anche da vicino i vari gruppi del Movimento, anche i candidati che c'erano, c'è stato un risultato che, insomma, le è dispiaciuto più di altri perché è andata peggio di quanto si potesse pensare. Anche pensare? Io, a me dispiace tanto per Misano, perché avevamo 4 consiglieri e purtroppo invece il risultato è stato pessimo. E io ho notato però una cosa, un'analisi che ho fatto ieri intervistata da Teleromagna, dove abbiamo candidato consiglieri al secondo mandato, dove praticamente il candidato sindaco era una persona che aveva già fatto un mandato come consigliere, siamo andati un pochino meglio. Probabilmente il cittadino a quella faccia era già abituato, era già conosciuta, l'esperienza comunque di 5 anni in consiglio chiaramente ti dà una marcia in più rispetto a chi dentro le istituzioni non c'è mai stato, quindi forse ci ha penalizzato anche questo aspetto qui. L'altro rammarico è il comune di Sant'Arcangelo, dove non siamo nemmeno riusciti a presentare una lista, perché in realtà, insomma, il lavoro che era stato fatto nei 5 anni precedenti era stato molto importante. Raffaella, grazie per queste considerazioni. Insomma, è sempre più complicato parlare. Buon lavoro. Però questo è apprezzabile, secondo me, anche esporsi nel momento in cui magari c'è da festeggiare, ma anche quando ci sono dei momenti più complessi. Grazie Raffaella, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie mille.